La Toscana non è solo vino e non è solo olio. La Toscana arricchisce il suo grande patrimonio di biodiversità anche con la produzione del luppolo, supportata dalla crescita nell'ultimo decennio di microbirrifici. Se ne contano circa 100 e l'obiettivo quindi è quello di far crescere anche la filiera della produzione della cultivar del luppolo, soprattutto delle varietà autoctone. Un obiettivo anche di chi fa la birra, la lavora, la trasforma, la produce e la vende e di chi, come gli agricoltori, potrebbe trarre dalla coltivazione del luppolo nuove opportunità di business. Dunque una relazione sempre più stretta tra mastri birrai e agricoltori. A Montevarchi c'è chi ha sperimentato questa filiera grazie ad un progetto della Regione Toscana concluso nel 2019 e dal quale hanno collaborato alcune aziende locali e l'Università di Firenze. Da una parte c'è il birrificio del Valdarno Superiore, dall'altra l'azienda di Laura Peri, allevatrice del pollo valdarnese. Campi a ridosso del bosco, fiori di luppolo, polli e anatre allevate in libertà. È la natura che segna ogni giorno il proprio cammino per un'agricoltura e una produzione sostenibile. La parola d'ordine è integrazione e connessione, me lo ricorda Antonio Massa, capo del birrificio del Valdarno Superiore e coordinatore del progetto di Ops Tascani. La birra nasce dalla terra. Ci sono queste due grandi filiere che fanno parte del mondo della birra, che sono la filiera del luppolo e la filiera del malto, quindi una parte botanica che è la luppolicoltura e una parte cerealicola, degli orzi e dei frumenti che diventano malto, che sono i due pilastri su cui poi chi come me è birraio lavora, cuoce, mette insieme per ottenere poi la birra in questa sorta di pane liquido, come normalmente viene chiamata la birra, insomma. Il luppolo, le sue varietà, la produzione, tutto passato sotto la lente di ingrandimento dei poli scientifici come quello di Sesto Fiorentino, che è stato impegnato negli studi proprio sui terreni di Montevarchi. I ricercatori hanno potuto andare a mappare i vari luppoli autoctoni che c'erano in Toscana e creare dei luppoleti accademici, quindi piloti, dove abbiamo creato quindi dei disciplinari e ora questi disciplinari vengono dati direttamente agli agricoltori che vogliono cominciare a diversificare le loro produzioni nella luppolicoltura e quindi sapere cosa fare e vedere subito come costruire dei business plan per vedere che redditività poi possono dare alle proprie aziende. Nello stesso campo ai birrai gli viene portato testimonianza da questi luppoletti accademici la qualità dei luppoli toscani e perché sono così i luppoli toscani e quindi cominciare a parlare di birra toscana perché non è solo fatta in Toscana ma comincia a avere materie prime toscane. La produzione sostenibile, l'ambiente circostante da tutelare, la biodiversità, l'agricoltura, guarda al territorio e Antonio mi spiega come la tendenza in questa terra debba essere necessariamente legata ad una produzione di luppolo che rispetti questo paesaggio e queste colline. Noi stiamo spingendo molto sull'idea di fare questi luppoli, vengono chiamati nani, cioè bassi, non come sono nelle pianure magari bavaresi alti 8 metri, ma perché qui siamo in un aspetto collinare. Il ecosistema legato al fatto che c'è il bosco, che c'è gli ulivi e questo va a creare questi sbalzi della temperatura, soprattutto nel periodo da giugno in poi, tra il giorno e la notte, che fanno benissimo ai luppoli, gli danno tantissima qualità e quindi si va a risparmiare poi magari sulle risorse idriche e questo porta delle qualità poi del prodotto molto molto interessanti. Proteggere l'ambiente, proteggere il territorio in un ciclo agricolo e di allevamento virtuoso. Antonio Massa e Laura Peri portano avanti questa filosofia comune, tanto che le loro aziende e le loro produzioni entrano in continua connessione in varie fasi. Il luppolo è un rizoma che fino a aprile rimane lì sottoterra a dormire. Quindi dopo finita la raccolta, dai primi settimane di settembre, a seconda della stagione, fino ad aprile i terreni diventano terreni di pascolo. Ora nel caso specifico qui del Valdarno sono stati individuati come terreni di pascolo per le anatre dove praticamente vivendo questo periodo abbastanza lungo, comunque sono 4-5 mesi abbondanti, riescono a creare quindi quell'humus, quel razzolamento che fa molto bene al terreno e quindi va a creare quei concimi che evitano l'utilizzo di prodotti chimici o di prodotti forzati. Poi ecco che Antonio va oltre e l'intento è quello anche di mettere in relazione i prodotti. Il concetto di ricetta è quello che sta a cuore nel birraio e quindi nelle ricette entrano prodotti tipici del territorio. Ne facciamo una
aromatizzata con le erbe del Prato Magno, che è qui dietro, che ci guarda la croce, guarda qui nel luppoleto, una birra fatta con i farri biologici locali. Altre invece utilizzano ingredienti molto particolari come i fiori di lavanda, come la patata di cetica, quindi ci piace impreziosire le birre con un concetto di territorio. Io la vivo molto da innamorato questa terra, quindi la volontà di tenere un sano equilibrio c'è, e quindi questo ci porta anche nella scelta del tipo di disciplinari da attuare nella luppolicoltura come primis il rispetto del territorio, perché se lo rispettiamo e lo tuteliamo ci dà grande soddisfazione, sia per noi che viviamo proprio qui, ma anche per i prodotti. E come sempre, quello che è bello è buono, no? Eccola dunque, quella Toscana bella e buona che traccia ogni giorno la propria strada, guidata da persone innamorate di questa terra e del proprio mestiere, come Antonio, che oltre all'intento di produrre birre artigianali di qualità, va oltre. L'importante è l'equilibrio con il territorio, la connessione con gli agricoltori e poi con i palati dei food lovers, dei viaggiatori, di chi vuole scoprire la Toscana e i suoi prodotti, costruire, coltivare e perché no sognare, magari, con una birra artigianale tra le mani. Thank you.